nostro istituto ha riunito, nell'anno scolastico 2000-2001, le esperienze precedenti di scuola superiore a Tirano. Il Liceo Scientifico Statale di Tirano, istituito come sezione staccata del Liceo Scientifico Carlo Donegani di Sondrio nel 1973, l'Istituto Tecnico Statale Commerciale Balilla Pinchetti, istituito nel 1981, anno che segna l'importante traguardo dell'autonomia giuridica e amministrativa, dopo aver funzionato per 7 anni come sezione staccata dell'ITC dei Simoni di Sondrio. Nel 1988 l'istituto si arricchisce dell'indirizzo per geometri, fino a quel momento sezione staccata dell'Istituto per Geometri Quadrio di Sondrio. L'IPA, istituto di chiara tradizione risalente agli anni 20, poi sede distaccata del Fossati di Sondrio, con una significativa parentesi come istituto autonomo. Successivamente, per dare una risposta alle richieste della nostra realtà territoriale, a partire dall'anno scolastico 2008-2009 viene attivato il corso di operatore e tecnico dei servizi sociali. L'istituto, nelle varie sezioni, accoglie ragazzi e ragazze in larga misura provenienti dal distretto di appartenenza, ma si pone anche come riferimento scolastico e culturale per i giovani dell'Alta Valle. Possiamo dire che il Pinchetti, per tradizione e per motivi geografici, rappresenti il cuore formativo e culturale del territorio. Due sono le sedi. Il complesso di via Lunguadda 4 Novembre ospita l'istituto professionale, quello di via Montepadrio, l'indirizzo liceale e tecnico. Tutti gli edifici rispondono alle esigenze di sicurezza e superamento delle barriere architettoniche. L'istituto dispone di una ricca e aggiornata strumentazione di bordo, a disposizione di tutti coloro che decidono di seguire i nostri corsi. Aula magna multimediale, biblioteche, laboratori multimediali, centro di autoapprendimento linguistico, laboratori di fisica, scienze, chimica, informatica, topografia, meccanica, un vasto ed attrezzato laboratorio del legno, laboratori di elettrotecnica ed elettronica, aule di disegno, aule con strumenti audiovisivi e collegamento satellitare, palestre, aule per i compiti in classe. Inoltre è attiva l'area giovani, uno spazio moderno e funzionale dotato di moderne attrezzature per il fitness, bar mensa, sala computer e audiovisivi con connessioni ADSL. Le dotazioni tecniche sono rinnovate periodicamente sulla base del piano annuale degli acquisti. La nostra scuola accoglie lo studente, lo orienta ad una scelta consapevole del proprio iter formativo e contribuisce, attraverso il dialogo e le attività educative, a creare un ambiente favorevole al cambiamento e alla crescita umana, culturale e professionale. Si pone lo studente al centro del processo di formazione e si cerca di individuare gli eventuali motivi di disagio che possano comparire per rimuoverli e garantire un successo a livello dell'apprendimento. Liceo Scientifico. Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l'acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale. Liceo delle Scienze Umane. Il percorso del Liceo delle Scienze Umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione dell'identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per cogliere le complessità e le specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane. Amministrazione, finanza e marketing.
Il percorso formativo di amministrazione, finanza e marketing porta alla formazione di competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali, organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo, degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell'economia sociale. Integra le competenze dell'ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell'azienda e contribuire sia all'innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell'impresa inserita nel contesto internazionale. Nel nostro istituto, al terzo anno, si potrà scegliere l'articolazione Sistemi informativi aziendali. Questo profilo si caratterizza per il riferimento sia all'ambito della gestione del sistema informativo aziendale, sia alla valutazione, alla scelta e all'adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l'efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, all'organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica. Il settore tecnologico. Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in ambiti ove interviene permanentemente l'innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle metodologie di progettazione e di organizzazione. Il nostro istituto propone due percorsi formativi: costruzione, ambiente e territorio. Il diplomato nell'indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio ha sviluppato le competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, nell'impiego degli strumenti per il rilievo, nell'uso dei mezzi informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici esistenti nel territorio e nell'utilizzo ottimale delle risorse ambientali. Possiede competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell'organizzazione del cantiere, nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico, nella stima dei terreni, di fabbricati e delle altre componenti del territorio, nonché dei diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali. Ha sviluppato le competenze relative all'amministrazione di immobili. Informatica e telecomunicazioni. Il diplomato in informatica e telecomunicazioni ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell'elaborazione dell'informazione, delle applicazioni e tecnologie web, delle reti e degli apparati di comunicazione. Ha competenze e conoscenze che, a seconda delle diverse articolazioni, si rivolgono all'analisi, progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di elaborazione, sistemi multimediali e apparati di trasmissione e ricezione dei segnali. Ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono rivolgersi al software gestionale, orientato ai servizi, per i sistemi dedicati incorporati. Collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e internazionali, concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle informazioni, privacy. Nell'indirizzo sono previste le articolazioni informatica e telecomunicazioni, nelle quali il profilo viene riorientato e declinato, in particolare con riferimento a specifici settori di impiego e rispetto delle relative normative tecniche. Vengono approfonditi nell'articolazione informatica l'analisi, la comparazione e la progettazione di dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche. Indirizzo Servizi Sociosanitari. Il diplomato di istruzione professionale dell'indirizzo Servizi Sociosanitari possiede le competenze necessarie per organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze sociosanitarie di persone e comunità, per la promozione della salute e del benessere biopsicosociale. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di partecipare alla rilevazione dei bisogni sociosanitari del territorio attraverso l'interazione con soggetti istituzionali e professionali, rapportarsi ai competenti enti pubblici e privati
anche per orientare l'utenza verso idonee strutture, intervenire nella gestione dell'impresa sociosanitaria e nella promozione di reti di servizio per attività di assistenza e di animazione sociale. Applicare la normativa vigente relativa alla privacy e alla sicurezza sociale e sanitaria. Organizzare interventi a sostegno dell'inclusione sociale di persone, comunità e fasce deboli. Interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani individualizzati di intervento. Individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e igienico-sanitari della vita quotidiana. Utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio delle qualità del servizio erogato nell'ottica del miglioramento e della valorizzazione delle risorse. Indirizzo: produzioni industriali e artigianali. Il diplomato di istruzione professionale nell'indirizzo produzioni industriali e artigianali interviene nei processi di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di prodotti industriali e artigianali. Il nostro istituto ha scelto le competenze tecnico-professionali riferite alle filiere del settore dell'industria mobile e dell'arredamento e le ha sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio, declinandole nel profilo dell'articolazione industria, nel quale vengono applicate e approfondite le metodiche tipiche della produzione e dell'organizzazione industriale, avvalendosi dell'innovazione tecnologica. Indirizzo: servizi di manutenzione e assistenza tecnica. Il diplomato di istruzione professionale nell'indirizzo manutenzione e assistenza tecnica possiede le competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici, anche marittimi. Nel nostro istituto le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi dell'elettronica, elettrotecnica e meccanica, specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio. Alternanza scuola-lavoro. L'IPA aderisce al gruppo regionale Lombardia Alternanza scuola-lavoro dall'anno scolastico 2004-2005. A partire dal secondo anno, lo studente è impegnato in visite e periodi di formazione aziendale con il supporto di un docente tutor. La metodologia dell'alternanza scuola-lavoro si dimostra uno strumento prezioso al fine di sviluppare e rafforzare i processi di integrazione e consolidamento con il mondo imprenditoriale e quello delle professioni, permettendo allo studente un contatto produttivo con la realtà lavorativa e i suoi operatori. Gli studenti traggono da questa tipologia di esperienza una visione più realistica del mondo del lavoro, sperimentando le proprie attitudini e le proprie capacità progettuali. La scuola cerca di rispondere alle esigenze e alle aspettative sempre più diverse attraverso un'organizzazione a sua volta più articolata e flessibile. Nell'insieme, la flessibilità si presenta sotto quattro aspetti: l'impostazione per progetti e per moduli, da elaborare e realizzare anno per anno, in base alle necessità verificate; la divisione del gruppo classe per le iniziative di recupero e sostegno; l'utilizzo di una quota percentuale del monte ore complessivo, proporzionalmente all'orario di ogni singola disciplina, per progetti di classe, corsi specifici, apprendimento del CAD; attivazione di corsi sportivi specifici nelle ore curricolari; attenzione ad una funzionale programmazione degli eventi, per evitare sovrapposizioni con le verifiche. Come lezione va intesa ogni attività formativa svolta in classe, nei laboratori, nei momenti di tirocinio, di stage curati dall'istituto, nelle visite e viaggi di istruzione, negli scambi culturali, negli incontri con personale esterno, psicologi compresi, nelle assemblee, nonché in momenti di autoformazione debitamente certificati.